Bondi, Nuoris Lavinis, Tele Belluno, ancora con Mario Ferruccio Belli, un'altra volta a parlare di roba vecchia. L'altro dì ho parlato della chiesa di Valle, che lei ha un, dei problemi, insomma, ho un catalogo da dì. In cui farò un altro passo sulla strada Regia, che è la famosa strada che ho sempre detto tante volte, perché se pensa sola e se la va a catalogare, sempre più tutto fuori, sorprese, e a volte gradevoli e a volte non gradevoli, come sempre. La strada Regia che a Valle, la se biforcava no, un ramo il via via Parpieve, il via via in Comelego, il via via sul passo della Mauri e il via do Aquileia Udine. C'è altro ramo che è il più importante, il via do a Parargò. Da Parargò in su le tutta una rampa, prima una rampa Parua a Val, Ruade a Val, un'altra rampa, l'era allora Parua su a Venas. Venas, la chiesa di Venas, a Gnocchi Don in cui, la vecchia chiesa di Venas, che è la di quanti anni? Non si sa. Chi che va a studiarla gli dice che lei forse intorno all'anno 1000, 1100, 1200. Perché a Venasse che era un pre, che lei ha la sua chiesa lassù, io che lei adesso è il Portea, e la chiesa è ancora là che si può vedere, perché merita di essere vista. E poi perché ha una storia alle spalle, perché essendo lassù, gli ha ribandonata totalmente che anche ha fatto la strada di Alemagna, che l'ha travolto anche una cappelluta che l'era sulla strada Regia, appena sotto la strada di Alemagna. Adesso la vedo, eccola qua. Cappella dedicata alla Madonna dei Risci. Così dice la mappa che vede là, c'è stata fuori un disegno, vecchio disegno di chissà quante anni, ma proprio sicuramente prima della strada di Alemagna, che anche ha fatto l'Alemagna, che la passa la desora, la vede al muro su in cima sopra l'Alemagna, gli ha rossato Saschi, sa, o gli ha, insomma, gli ha lavorato intorno, la chiesa è stata trattata male, Tampianotto è tomata do, allora chi de Valesina, chi dia su a di sua razione da su, gli ha fatto una nuova chiesa do a Valesina e sta cale è stata distrutta. Ho detto perché è interessante, perché lei a metà della rampa che ruota su a Supiane, a gnocche lei, la vecchia chiesa di Venas, che non l'ho portata perché non ho altro da dire che nella chiesa di Venas l'era un tesoro incalcolabile che da poco vedrò insieme. Allora, torno da nuovo a parlare di Venas, come che le metti tu. Venas, lei su una grande costa. La strada Regia, che era una strada per camelieri, per gente che via con le mus, con le ciarette, chi passava dal nord del paese, dell'Europa, Germania, Austria, Innsbruck, c'è che voleva, dove passava fuori per la valle fino a Dobbiaco, Dobbiaco in su a Sorabance, si faceva Ampezzo, la valle della Goite in fuori, a Venas, gli era Dobà sotto e tutta la Goite, a Gnocchi chiamava la chiusa di Venas, che non è stata ancora. E la chiusa di Venas era un posto solo alla Goite, là gli via in su. C'è una rampa continua fin su in cima, che era la chiesa di San Marco de Suppiane. E da poi via do, e passava ai Risci. Allora, anche i via su e do, stipore, diciamo, pellegrini, mercanti, era un continuo su e do, però era sul sicuro, non era problemi di crepe, era ben, cioè segnali, se ha fatto ciò, e non si ha notizie di frane tomate do sulla strada Regia. Ma le notizie invece le sei, i tesori che l'erano nelle chiese fatte sulla strada Regia. Ho detto, i Risci, ai Risci che era ici tra le chiese, li ha tolte fuori chi di Valesina, nel paese di sotto, e li ha messo la sua chiesetta. Su in cima invece l'era un tesoro che adesso non avete insieme perché vale la pena di fare lo sai. Un tesoro che vuol dire un'opera d'arte, una pittura che non davanti ai nostri guai. Sta pittura che così la risulta anche se il libro che vi hai detto che Zanderigo l'ha scritto per la visita pastorale di Ermolao Barbaro in Cadore nel 1604, che la relazione di tutto che la Iese che la visita in Chilotta con le sue opere d'arte che era Iese, se era Grai, se le ha fatte bene, se le custodiva. Un libro che Zanderigo l'ha pubblicato a Belluno nel 2017, che vi mando a vederlo.
Allora, nella chiesa di Venas a Suppiane, che così su auto a Iucolei Piane, no, Iucolei Cuoi, la strada dalle Magna, ma su auto, e nel Portea, lì sta opera d'arte che vedo. Un'opera d'arte che già allora l'autore del libro che vi dicevo, cioè Zandirigo, la trova scritto, e io ve glielo, che Venasium sarebbe il paese. Gli è anche un tempio, che anche bel da Liede, ma io ho solo dato la frase, che la una icona lignea depicta a Tiziano, virgola, ut dicunt. Allora io vi chiedo, intanto devo vederlo parentiero, la pala, se il nostro tecnico me la far vedere tutta quanta, perché le da vedere tutta quanta, perché è un'opera che merita di essere studiata nella sua interezza, vuol dire tutto quanto la pala, non il centro, che è la cosa che da poco discutono insieme. Eccola qua, bella bella. Allora, sta pala che così. E secondo gli studiosi e secondo il patriarca che l'era a visitare Venas, la chiesa che lei su in lago Supplanis, che vuol dire Suppiane, perché lei è su in cima alla rampa, lei sta cappella con un'icona, io vi chiedo proprio la lettera del pre che lui l'ha così a vedi, cum icona aurata lignea depicta a Tiziano, virgola, ut dicunt, tradusò. Secondo il pre, che lei ha da riferire al patriarca, sta pittura che così, tutta intiera, adesso anche torniamo a vedere insieme, l'ha dipinta Tiziano Vecellio. Invece, qualche autore, come che vede per esempio la due storiche dell'arte, che l'ha scritto su Valle, Maria Silvia e Antonella Guzzon, le diselle che le è attribuita, però non provata, a Tiziano, invece le dice che le è fatta dal fratello di Tiziano, dal fratello Francesco, che era più vecchio di lui. Francesco Vecellio era una sua pieve nel 1475, cioè un anno prima di Tiziano, e le è morto a pieve nel 1560. 1475-1560. Vecellio, è più facile dirlo Vecellio Francesco che Tiziano. C'era presente lo Stapala, rappresenta la Madonna con il bambino Gesù sulle sue ginocchia, di fianco là un bambino che è un po' un monello, che è un po' che può dire per noi l'acciaio, per cognosce l'autore. Vedete che sto monello è un pupo che ha la mano per alta, e intanto che tiene su la mano stanca su auto, la spallina della sua maglietta la va do, e la che ride. Allora, tutti dice che lei San Giovanni Battista, e da sai che San Giovanni Battista le nasù 6 mesi prima di Gesù, di quelli degli Vangeli, che anche l'angelo le due dalla Madonna gli ha detto: tutto avrà un bambino, il bambino si chiamerà Gesù, sarà il re dei giudei, degli ebrei nel mondo, e sarà Gesù che non so. E la Madonna le ha detto: ma io non sono maritata, non hai. E lui ha risposto: non è che il Signore mi ha detto che tu sarai lo Spirito Santo che sarà su di te e terrai un bambino. E tanto perché te sai, anche tua Amida, Elisabetta, che sta a Gerusalemme, la Madonna starei a Nazareth, Elisabetta starei a Gerusalemme, lontana, e lei era 2 dì di camminare, l'ha detto: anche ella aspetta un bambino, e lei era vecchia, tutti dicevano che lei era vecchia, e lei dei 6 mesi. 6 mesi, vuol dire che il pupo che le nasce prima, 6 mesi, che questo pupo qua così, che sta in pè, che si vede la mano bella e una mano per aria insieme, lei 6 mesi più vecchio di Gesù. Allora se capisci che è un riedo, e tra poi la pittura, il pittore che l'ha fatta, se è Tiziano o se è Cesare, Vecellio, non ha importanza, ma crede che lei è un grande artista, un grande maestro, almeno dà un messaggio che vuol dire: cale i due bambini, chi quali tra di loro ha una differenza di 6 mesi, siccome non so che
anche i loro insieme è stato prima che Giuseppe portasse il bambino in Egitto, perché lei ha paura che Erode lo occupasse. Era già un anno oramai che gli era ruave i re magi, che ruave via dall'Asia, non si sa da quanto lontano, e da poi tornare via. Perciò è da pensare che così il pittore godì. Caie, il giorno in cui la Madonna col bambino, suo piccio, le due città, suo Ameda, con Giuseppe, e là l'era. E là l'era il proprio piccio, che porrei 3-4 mesi al massimo. E vedi San Giovanni grande, che lei vecchio, 6 mesi più vecchio là. Allora, la palla di nuovo vede, c'è che lei anche da vede là importante. La vedono insieme. Allora, secondo i studiosi, cade fianco che ne, come sempre, dei personaggi. Allora, io mi occhio mi diede al libretto che ha fatto le due studiose degli altari e delle chiese del calore, le sorelle Guzzon, che le disse: attribuita a Tiziano, ma è sicuramente del fratello. Va bene, sarà motivo di dirlo. Io dico che il particolare del bambino là è proprio una furberia, e lei un tocco, anche la Madonna ha il tocco di Tiziano. D'altra parte, torno a Vigliede, che anche i prees della Chiesa nel 1604, e la Chiesa di Venasla era lassù, la parrocchia era lassù, lassù faceva le messe, le comunioni, le cresi, tutto quanto lassù, gli scriveva, e poi gli ha scritto il patriarca di Aquileia, gli ha scritto su: cum icona aurata lignea, così che una pittura su un quadro di legno, dipicta a Tiziano. È vero che da poi far virgola ut dicunt, allora che l'è scritto anche lui, non era sicuro perché lui era il contratto, ma che tutti diceva allora che era di Tiziano. Io ve lascio decidere ciò che vuole. Di sicuro il pittore, che sei Tiziano o suo fratello, due fratelli di Raffaello, gli ha fatto un'opera d'arte unica, custodita nella chiesa su in cima a Venas, su Piane, e in cui invece si la mira dove la chiesa parrocchiale che è sulla strada di Alemagna. Ecco, tanto per dire che se è chiaro, uno va alla sua vede, vede una chiesa molto bella, anche confortata perché le mura solide, là una specie di China, dove sotto l'abside, che dice anche tratte di pitture, che le prima del 1000 scavata profonda lassù, perché Cassù era detto che abitava in tempi remotissimi, non sempre di, ma i romani, eccetera. Può essere anche prima dei romani. Pensava che la strada regia era percorsa anche da gente che portava roba del ferro del miniere del Fursil. E le miniere del Fursil sono sicuramente antecedenti Gesù Cristo e la religione cristiana dei 7-8 secoli al manco. Ecco, ma che là ho un dito noto che ci accolorò insieme parlando dei Fursil. Ora parlando di questo tesoro incalcolabile attribuito allora, già allora, a Tiziano Vecellio, i critici dicono: ma forse è del suo fratello Francesco, più vecchio di un anno, comunque se con tre sante, due a Manzanca e una a Manbella. L'opera la si può dire ad ammirarla nella chiesa de Venas, che era di cui, che l'ha fatta da poi il 1850, da pochi ha fatto la strada di Alemagna, di su chi deve andare, si stufava di là su volte, allora che lui ha fatto una nuova chiesa, che non vale che la vecchia, ma lei no, una chiesa bianca, grande, luminosa, e dice, appena dice su sulla parete, lei sta pala, che voi che di là vedete, se magari uno si intende di più, studiala, perché le fatele di no, lei Francesco Vecellio, non Tiziano, ma se già il libro di allora, e mi riferisco alla relazione fatta a Ermolao Barbaro nel 1604, a gnocchi che dice, cum, dunque intanto, c'è buono il posto, satis altum, molto in su, e dove sta chiesa amplum, cioè un tempio ampio, grande, con un'icona, linea, dipinta
Tiziano ut dicunt. Insomma, carche motivo di questa, diciamo, attribuzione del pittore Lela. Parvedela, biglia di noi la chiesa principale, che anche vuol passare sulla strada principale, la chiesa è sempre aperta, di inizio farei un'orazione anche per noi di Telebelluno, e poi magari se vuoi mandarmi una critica vostra di intenditori, se l'è Tiziano Vecellio duto in parte o se l'è duto in parte del fratello Francesco Vecellio. Ecco, noi in cui on parla anche della chiesa dei Rissi, che non è là, non è pin, proprio mia, perché nel troi che vado, e chi che è sulla strada principale che incrocia quella di Alemagna, poi gli do una passeggiata, gli vado nella Valesina, che è il paese, gli vede il buo, e nuclear sta piccola cappella qua, perché è ancora largo del muro, te su. E dopo basta, invece, la chiesa di chi de Valesina, e chi ha voluto portare la sua roba, le sue pitture, per salvare la Madonna, che anche là era una Madonna. Ma la sua chiamava dei Risci, che no, non essendo più il posto, di può più chiamarla così. Allora, quella Madonna dei Risci che non si vede più, ma quella Madonna attribuita a Tiziano Vecellio, ma al massimo a suo fratello, e con l'angioletto San Giovanni Battista che perde la spallina della sua maglia che tomato e là anche sorridente perché lei già un anno e mezzo, 2 anni che la, e guarda che il pupo suo basca lei suo cugino Gesù bambino. Opera di un pittore meraviglioso, custodito in un luogo prezioso come può essere Venas di Valle di Cadore, in cui è un unico comune. Con questo caso, vi saluto, vi faccio gli auguri di buona continuazione e di buona salute da ci, da Telebelluno, Nuove Ladines, una trasmissione di Don Lorenzo dell'Andrea che saluto. Sani da po', a se ne vede.